Successo meritatissimo per l'Amen Scuola Basket Arezzo che batte al Palasport Estra la PL Livorno 95-71. Gli Amaranto conquistano il terzo successo consecutivo facendo un altro salto in avanti in classifica con 22 punti e la settima posizione. Fin dalle prime battute di gioco l'Amen preme sull'acceleratore, 5 triple nel primo quarto scavano un divario subito importante. Rodriguez e Cutini già in doppia cifra alla prima sirena con il tabellone che indica 31-20 per Arezzo. Per Livorno, Burgalassi e Dell'Agnello provano a fermare il ritmo dell'Amen, ma il vantaggio aretino continua a salire dal quindicesimo. Calzini ha un impatto importante sulla gara mettendo a referto 9 punti in 6 minuti, dando ancora più determinazione al quintetto di Coach Milli. Al riposo si va con la sbagia a quota 55 punti realizzati contro i 38 della PL con il 53% da 3 punti. Nella seconda parte di gara la PL prova a rientrare ma trova di fronte un'Amen granitica che allunga fino al più 26, 73-47. Il secondo tecnico rimediato dalla panchina SBA costringe Coach Milli a chiudere anzitempo la propria partita con gli ospiti che provano a ridurre lo strappo chiudendo il terzo quarto 73-56. Nell'ultimo parziale l'Amen gestisce con attenzione il vantaggio. La partita si chiude sul 95-71 con l'ovazione del Palasport Estra ad applaudire tutta la squadra capace di una partita ai limiti della perfezione. Top scorer Rodriguez con 30 punti realizzati, seguito da Cutini con 22 e Tenev con 16. Da rimarcare la prova dell'under Calzini che ha segnato 10 punti, tutti utilissimi al risultato di squadra. Domenica prossima trasferta a Chiusi per l'Amen in casa della prima della classe. Una sfida difficile ma che gli Amaranto devono affrontare con il giusto approccio per cercare l'impresa sulla carta impossibile. Guarda, io da un punto di vista della squadra sono stracontento per l'approccio, l'intensità che ci abbiamo messo oggi. Capita ogni tanto che devo proteggere i giocatori, a volte proteggere i giocatori vuol dire anche prendere dei tecnici e protestare con gli arbitri, ma sempre fatti con l'idea di aiutare la squadra, non di protestare per non penalizzarla. Le proteste di oggi molte erano giustificate, ci sono stati alcuni fischi un po' strani, adesso lasciamo perdere, l'importante è che la squadra ha reagito anche nei momenti di difficoltà. E soprattutto siamo riusciti a ribaltare un'altra differenza canestri importantissima, da meno 10 dell'andata. I ragazzi, nonostante anche gli ultimi minuti senza l'allenatore, sono riusciti a tenere botta.